Buonasera, benvenuti ragazzi. Siamo qui con la terza puntata di Fino all'ultimo deck con Vamp. Benvenuto Vamp, buonasera. Aspettate che fischia un attimo perché ci vado adesso di qua. Ecco, disattivati, perfetto, adesso non fischia più. Allora, sopra c'è anche il risultato delle puntate precedenti, quindi 2-0 per Svamp. Stasera è un po' più probabile che forse vincerò perché lei non si è preparata. Ha avuto da fare, ma questo non significa niente perché tanto lo so che poi mi mazzola comunque. Allora, quindi, come sempre mostreremo tre deck per chi non lo sapesse, e in questi tre faremo praticamente tre gare al meglio di tre per ogni deck, quindi un deck sfiderà l'altro e poi alla fine il vincitore sarà vincitore di serata e quindi prenderà un punto. Al momento 2-0 per Svamp, appunto. Allora, passiamo a Magic. Allora, su Magic Arena, allora, con quale mazzo vogliamo iniziare? Allora, la lista dei miei mazzi la trovate sul sito, sul canale Twitch. Siamo in diretta su tutti i canali che al momento ho potuto adibire a questo, quindi potete scrivermi e vi risponderò ovviamente vocalmente direttamente dal canale. Allora, quindi dicevamo, io ho preparato tre mazzi, di cui due sono tematici, diciamo, uno è Tritoni, uno è Elementali, perché ho visto che comunque sono stati inseriti col fatto di Chandra, sono diciamo una new entry con l'uscita dell'espansione M20, e poi ne ho fatto uno sempre mono rosso, sempre per l'evento, diciamo, per l'uscita di M20. Spero che vi piacciano, non so se vinceranno, non so se sono competitivi, ma sicuramente sono adibiti per questa sera. E invece tu, Svamp? Tanto sono sempre il tuo tester di riferimento, nel senso che le prendo come non che. E allora, guarda, ci scambiamo nuovamente gli account per poter fare la sfida. Quindi, con quale vuoi iniziare? Ok, quindi Bant, io allora provo un mono rosso, perché se magari ti brucio sulla partenza forse ho possibilità di batterti, altrimenti ciao. E quindi Svamp 79, poi che sì 606 40, ok. Io non so perché dovresti esserci, invece non ci sei, tutte le volte te lo richiedo, e vabbè, il mio Magic Arena è rincoglionito quanto me, quindi fa tutto brodo. Allora, io l'ho inserito il mio mono rosso, c'è la combo, spero che quantomeno riesca, così ve la faccio vedere che è carina. No, vabbè, solo se entra la combo, perché se no è inutile. E no, aspetta che devo selezionare il deck così gli altri lo possono vedere, che è questo. Lo metto come preferito, quindi adesso su Steam Decker dal canale dovreste poterlo vedere.
È carino, è molto for fun. Allora, io ti ho, diciamo, loggata, ma vedo tutto nero. Sì, in turno, ovviamente, sì, perché è sempre il meglio di tre. Magari non ci sono gli spazi, può essere. Comunque il tuo è 606-40. Ah, ecco, adesso mi vedo. Perfetto. Ah, hai cambiato, hai messo Tezzeret. Hai Tezzeret come, diciamo, immagini. Ma hai visto che ho messo tutta Liliana sulla pagina iniziale, guarda che ho fatto il lavoretto sta settimana, diciamo, di ritocco di grafica, carino carino. Sì, questo, però non ho capito perché gli altri ce l'hanno che va a un certo momento esplode, non so, fa tutti i colori. Il mio fa solo che se lo carezzo fa le cuoricini, vabbè. Speriamo vi porta fortuna. Adesso abbiamo già il bando di amore. Ok. Sì, mi sembra tra virgolette meglio, il Mulligan nuovo, perché comunque è vero che poi scarti, però scegli cosa scartare. Con le terre sembra andare meglio. Ora spero che comunque qualcosa la pesco, perché due ne avevo. Sì, ma guarda. Bene. Oddio, che è successo? Ah no, anche è partito. Sì, si era bloccato, c'ho avuto un attimo di terrore. No, vabbè. No, più che altro ci abbandonava Arena. Più che altro. Già se cade disgraziatamente il server. Siamo. No, questo no, non è da te, non me l'aspettavo. Non è corretto, no, non è corretto, assolutamente non è corretto. No, faccio su di lui. Già siamo nella complicazione, però vabbè, dai. Vediamo un po'. Benissimo. Ok. Io voglio far così. Quei 4 che ho guadagnato. Lo so, immaginavo che non mi facevi pescare.
Lo so, lo so. Beh, beh, questo no, questo non si fa. Eh no, questo ci crea grossi problemi. Enormi. Allora, è un problema perché non gliela faccio lanciare purtroppo niente, devo capire che sto così, fermo. Mi tocca star fermo, quasi un pesco terra. Ciao Nina, sì, è un gioco online con le carte. E settimanalmente ci sfidiamo io e questa ragazza. Al momento vince lei con due puntate a zero. E penso che quantomeno questa partita sia un po' indirizzata. Allora, e le prendo, le tocca prendere, mi tocca prenderle. Allora, oh, la terra. Eh sì, mi mancava, ma non mi risolve. Per ora non mi risolve, perché il problema è il tuo angelo. Allora, perché se io vado giù di questa, comunque sia, non è che faccio granché. Oh, no, me la terrei. Niente, tocca aspettare. Sto un po' incartato. Se fai così, se finì. No, direi proprio di no. Qua 337. Il problema è tutto il resto. Benissimo. Niente, no. Ma è che poi che ho. Non è che mi bloccano le due creature, non mi blocca quello che ho in mano. Io ti posso anche lanciare qualcosa, a parte non ti posso lanciare su di te perché c'hai l'angelo. Devo lanciare sull'angelo e l'angelo adesso c'ha 5, io gli posso fare 3 danni. Quindi lanciargli 3 danni è tanto bere, non c'ha senso. Alternativa è fare una mezza specie di questo. Dai, due creature attaccanti che tanto mi blocchi, e cioè non c'ho molto alto da fa, non ce l'ho. Potevo lanciare questa, dovevo scartare una carta forse, però non te la posso lanciare perché c'è l'angelo. Con l'angelo mi è bloccato tutto quello che potevo eventualmente fa. E niente, dai, G2. Casomai questo lo riprendiamo, giusto per farlo vedere, volevo far vedere un pochino come era la combo, perché finora non è uscita. Forse sono povere terre. Sì, ma con l'angelo sì, non c'ho modalità di aggirarlo. Allora, questa potrebbe essere comoda. Questa, insomma, più questa. Questa mi serve, che altro. Allora, aspetta, perché a questo punto ho infilato quella. Questa credo a 5. C
5. Guarda, devo pure questo intanto. Facciamo così, va. Proviamo così. Ma non fidati che non è quello che ho io che ti può spaventare, tranquilla. No, ma tienilo così, vai tranquilla. Vai tranquilla, tienilo così. Io posso vincere solo se mi esce la combo all'inizio, se no. E poi ecco, c'è scioccartine un pochettino. Allora, l'altro le terre ne vedo poche. Allora, ok, allora vado, eh. Ok, questa è nuova, un artefatto nuovo. È finita. Vabbè, no, per carità, ce l'hai, lo devi giocare. Ho messo qualcosa contro quell'angelo, ma non so se mi esce. Però, decide. Il problema è se riesco a giocarlo, questo artefatto, perché mi serve la terra per giocarlo. Miseria, con tre terre già sei messa così, vabbè. No, vabbè, sto incartatissimo. Allora, scartiamo. Sì, devo scartare. Scartato per pescare. No.
Ah, pure. Allora. È andata. Allora. Che ti faccio? Niente. Ah beh, una di quella da due la potevo bloccare. Vai. La due la potevo bloccare. Allora. Vado a scartare questa. Almeno due danni ti rifaccio, dai. Giusto per. Comunque non te posso bloccare, posso bloccarne una. Via. Ok. Sì. Allora. Aggiorniamo. Dettagli. Aggiorniamo il punteggio, cambio il mazzo. Aspetta un secondo che tento di fare tutto ciò. Allora, quindi uno di Panzer, ma la race, ok, e qua uno, perfetto, e aggiornato. Poi c'è. Ah, va bene, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora aspetta, che fa, che vuoi giocare come secondo mazzo? Io c'ho ho un mazzo tritoni e ho un mazzo Temur elementali. Un altro bant, mannaggia, è ramp, vabbè, io giocherò altri doni allora. Magari col tritonio vado meglio, aspetta. Torniamo Andrea. Allora. Ok. Allora, io il coso l'ho selezionato, poi facciamo di nuovo incontro di torneo, se già selezionata, cambio il mazzo. Sì, l'ho lanciato anch'io. Andiamo un po' sto benedetto tritoni.
Ma il mio tritoni poverello, come si dice? No, non, sinceramente il Tritoni non l'ho guardato come. Ho notato il fatto degli elementali perché ci sono i Grasswalker che comunque nel mazzo precedente c'era ma non è uscito. E c'è anche nel Temur. E ci sono le Chandra che comunque pompano gli elementali. Non che pompano, ma che eliminano le altre creature e mantengono gli elementali a terra. Quindi ho pensato di fare una cosa su quel genere, più che altro per mostrarla. Allora, comunque i mazzi li trovate lì, anche se a me hanno girato un po' male, però stanno lì. Vi assicuro che oggi non so come, adesso non ho avuto più di due terre in tutti e due match, però in giornata sono riuscito a scendere anche creature da 6, quindi. Le terre, boh, non so come, ma giravano. Vabbè, adesso proveremo. Eh sì, sicuramente. Allora io tengo e terrei. Tengo, terrei e ho ottenuto. Allora. Ecco, benissimo. Va bene. Sì, l'idea è quella, però allora questa qui non è né una né l'altra, quindi non scenderebbe da palo. Invece l'idea sarebbe di accelerare appena appena un po'. E a sto punto possiamo questa. Ok. Fotocopia di prima proprio. Allora, vabbè. Ah. Niente, c'avevo l'idea di una cosa e invece ne era un'altra, però scusa, ma questa firma? No, sto così, a posto. No, pensavo che era un'altra cosa quella che giocavo. Un attimino, pensavo che era una creatura, invece è un istantaneo. Infatti ho detto perché non mi è entrata la creatura? Che mi sarebbe stato molto più utile. In questo frangente. Allora. Di male in peggio. Allora, aspettate che qua, eccolo. Sì. Va bene, Eric, buono. Però non so come puoi aiutarmi che non ce l'ho attiva la durazione, quindi allora. Nel frattempo qualcuno scriveva, e io rispondevo. Allora, quindi, niente, noi facciamo questo, ma
tanto. Sì, è fastidioso, ma quando c'hai parecchie creaturine così è acqua di rosa. Sfissa le creature. Benissimo. Tu avevi paura che faceva morte mezzanotte. Qui facciamo molto molto presto. Qui facciamo molto molto presto. Non ti preoccupare. È blanda la cosa. Allora. Ecco. E bene. E sei tornata a 18, quindi tutti i miei sforzi sono inutili. Allora. Sono stati inutili. Allora, che possiamo fare? Questa. Lasciamo così, poi non che risolvo, non risolvo niente. Invece questa qua nemmeno mi risolve, ma lasciamo così e così. L'idea sarebbe stata quella di avere un pochettino più di creature, ma non è stata accettata come soluzione. Niente, dai. G2 su. Che vuoi fare? Che vuoi fare? È così. Allora, c'ho la creatura che tappa tutte le due, ma tanto al turno dopo le stappi, quindi mi è buona solo se posso attaccarti in quel momento. E quindi farti il danno per darti la botta finale, se no. Allora, no, tanto no. Proverei a mettere questo. Volevo 4 carte. Vediamo una di queste, anche due che lo fa parecchio, e poi andiamo una di queste qua. Ho cambiato di nuovo l'avatar. No, tu hai Vivian. A me sai quando me lo fa? Sai quando me lo fa a me? Quando dal portatile passo al fisso o viceversa, oppure quando faccio l'aggiornamento, capita sempre quando faccio l'aggiornamento e loro fanno l'aggiornamento e con l'aggiornamento, se non vado a rimpostarlo, lo mette random e tutte le volte cambia. Può essere. Ma vai tranquilla che se spicciamo presto. No, ciao.
entro pure da palo. Ok, allora la spendo, non la spendo, no, non la spendo, ma faccio così. Va. Almeno quei pochi che metto un pochettino più forti saranno. Sì, fortunatamente sì. No, così non si fa. Prima non è uscita, quello è il problema. È uscita adesso. Cavolo. E questo non si fa. Ok. Allora. Sulla terra mi serve una terra. Sarà rimasta in terra la nostra amica Tritona. Era un bel andare. Non è chiusa, fidati, non è chiusa, che mi aspetti i mostri. Servirebbe una terra. Tengo così. Devo fare. Non ci voleva qui Tostani. Tostani ci ha messo in difficoltà. Allora. Aio.
Sto di idea, mi serve la terra. Allora. Eh no, perché non sei compato a tre volte. Mi fai prima trattamento e paghi 5, poi dopo che la 3. Ok. Che è? Ah, gioco d'artefatto. Ah, pure. Aspita. Dato più uno, fatta cavolata, che ci sapevo, lo sapevo. Allora 1, 2, 3, 4 bloccano, cioè con questa mi devo capire attaccando, quella ci va e basta. Fatto una cazzata. Rosso, rosso, rosso. Vabbè. Praticamente te l'ho consegnata, Sai, sì. Sì, non dovevo pompare quella, non dovevo attaccare con quella, perché quella mi faceva essere imbloccabile questa volante. Mo' è un casino. Ho fatto proprio una stupidata grossa, ma grossa. Ma grossa. Io pensavo che gli dava il segnalino più uno, invece gli ha dato solo più uno così, senza segnalino.
quello è un problema. Quindi se gli metto il segnalino 3-2-5, invece no. Terre non me ne sono uscite più, eh. Ok, forse ce l'ho fatta. Adesso ce l'ho fatta. Perché faccio 2-2-4. Ma me la son cartata da solo, non dovevo sacrificarla qua la creatura, dovevo stare fermo. Già avevo sbagliato a metterci la, come si dice, l'incantesima aura sopra. Ma tu dovevi attaccare con le sì, adesso forse sì, ma con le 3-3 che ti davano punti vita, che aspettate ad attaccare, quelle ti davano punti vita e te li portavi su. Proviamo così. Ma guarda che pure i mazzi miei sono fatti tattai, giocati, non è che ho mesi e mesi di studio sopra, anzi. Poi forse un giorno troverò un mazzo che mi si addice e mi piace, magari mi porterò avanti quello fra le varie espansioni, cambiandoci di volta in volta qualche carta, però al momento non ce l'ho, anche perché i miei colori preferiti sono altri e al momento sono poco utilizzati. Allora, questa la tengo. Adesso c'ho anche l'orario davanti nel frattempo. Sì, prendo dove sta bene.
Vabbè, ci voglio credere. Vabbè. Niente. Che mi mancava il mana per poter. Cioè, che mi mancava il colore per poter giocare una... un instant. Capi anche questo. Allora. Assunto, facciamo così. Ai ai ai. No, vabbè, diciamo di no. Prima volta che posso dire di no. In giro c'ho solo terra. Bello. Ai. Mm-mm.
Meno male, ho capito. E un altro che diventa 4-6. Lo coccola il gatto intanto. Aio. Pochi ce l'ho messi, quelli ce l'ho messi, ce l'ho messi, insomma. Purtroppo non è perfettamente il mazzo. Vabbè, però c'è da dire pure che sto mazzo tritoni non è proprio come dovrebbe essere, mancano parecchie carte oro, questo è proprio poverello, insomma, non è quello bello gagliardo con tutte le cartine giuste. Ecco, chiamo un'altra terra, tanto vero. Guarda, io sbaglierò, che so che sbaglierò, però a questo punto onde evita che il sonno sopravvenga, sopraggiunga, faccio così. Purtroppo non è risolutiva la cosa, anzi mi mette a grande grande rischio. Però you
blocco. Uff, sfiga però. Mamma mia. Niente, posso attaccare. Mi lascio ancora 43 carte da pescare. Non ho girato per niente. Non ha girato per niente, dai. Schifo. Meno male che ce l'ho messi nella side. Lo so. A me basterebbe una carta che esce, non è, me ne servono tante, una sola. Anzi, ho due opzioni, o una o l'altra. Purtroppo però ce ne sta una copia e una copia, e su 43 sta la pesca, capito? È un po' difficile andarla a pescare così. Uffa. Niente. E non è uscita. E vabbè. No. Speriamo che mi esce la carta e mi serve, così non arriviamo a giocare counter. Vabbè. Che ti devo dire? Me lo dici? L'ho capito, meno male che c'è il counter, sennò pure questa era finita ancora prima di iniziare. Almeno un pochettino fammela giocare pure a me, voglio dire. Mo vabbè, vabbè, però insomma, un pochetto. Io c'ero mi dedicato, un pochettino mi c'ero applicato per fare gli sti mazzetti, invece niente, oh, sembrava proprio acqua fresca sul fuoco, credo. E via. E niente, però sono proprio letteralmente sfortunato, perché
qui tutto pesco tranne quello che mi serve. Mannaggia. No, c'è ancora. Beh. E che può fa? C'ho più terre che creature a terra, per cui questo dovrebbe essere un mazzetto più veloce, che c'ha tutte creaturine piccoline che si giocano a 1, a 2, a 3. È un'altra terra. Eh sì, purtroppo è così. Non è che se esce il contatore e ce la fa finire patta un'altra volta, no? Io a questo punto invoco il time out, dice quello. Allora, dai, su. Restano 6 minuti, dopodiché scade il tempo. Sì, sì, penso anch'io. Ok, allora. Ah, questa qualcosa fa, ma alla lunga, molto alla lunga. Questa farebbe qualcosa alla lunga. Purtroppo fa alla lunga. Non so se c'ho tutta sta lunga da aspettare. Devo da aspettare. Però c'avevo. Lo so. So che tappi, ho tappato pure io. Quello poteva servire ai primi turni, adesso è un po' inutile. Scegli bene, scegli bene. È arrivata, attenzione, occhio, è arrivata. Questa purtroppo ce ne ho solo due copie. No, aspetta, no, di questo ce ne ho quattro. No, di questo ce ne ho quattro, però non arrivava mai. È arrivata al momento opportuno. Lo so che volevi la Grasis, ma io pensavo che ti usciva l'angelo, tremavo che ti usciva l'angelo. Meno male, vasto tritoncino, ma finalmente qualche cosa di buono nella sua vita l'ha fatta. Allora,
Ma sì, decisamente sì, però aggiorniamo il punteggio, aspetta. No, beh, i counter ci stavano, io l'ho beccato tutti in faccia. Lo so, io l'ho beccato tutti alla prima in faccia, tutti quanti i counter. Sul mono rosso, ma poverino che arrancava. Allora, 1-1, adesso no, vabbè, però l'angelo, ma si trova te, non c'è il counter, se hai ragione. No, però diciamo, per come si è evoluta la partita, non ho visto nulla. A parte che con due terra a terra, difficilmente gioco, però allora. Quindi ricapitoliamo, andiamo a cambiare e mettiamo l'ultimo mazzo. A questo punto tu hai cosa? Un altro band? Ah, cosa? No, per carità. No, dicevi c'hai un Azorius? Ah, niente, beh, giustamente andiamo di male in peggio. Ok, allora qua. Incontro di torneo, io prendo questo qui. Questo proprio neanche testato, te lo dico, perché c'è un'aggiunta del verde a quello che inizialmente era un Izzet che avevo, sempre elementale, che ho fatto lì per lì. E niente, ci ho buttato dentro queste due o tre creature verdi e vedo un po', vediamo un po'. Allora, no, sì, si gira. Allora, si gira lì l'azzurro, l'azzurro se ce l'hai control. Vabbè, però che è quello dell'altra volta aggressivo, quello agro. La miseria. Con terza quarta mana mi hai asfaltato. Allora, sì, ce l'ho messa la side, sì. Ok. No, mi sembrava che non l'avevo messa. La side l'ho messa, non so quanto è valida, l'ho buttata dentro proprio così tanto per metterci 15 carte. Allora, però così. No, non va bene, mollico. Ecco, già così forse. Tantinello meglio. Dai, tengo una data da scartare. Tengo. Sì. Sarò meno male, è già buono, sì. Allora, ecco qua. In teoria così avrei fatto. E parti giù. Allora, vediamo un po'. Io faccio così, ripago tanto. Sono curioso di andare a pescare. Allora, facciamo così. E niente, non ho pescato la terra. Vediamo se. Com'è andata poi con questo mazzo? Hai giocato domenica? Quando hai giocato? Dico quando è. Ah, ok, mi senti ora? Allora, dico com'è andata poi? Questo fine settimana hai giocato, no?
Ah no, pensavo, avevo capito che eri andata a giocare invece che c'avevi un torneo. Ah. Hai fatto bene. Gita enogastronomica. Allora, hai fatto bene. Beh, io pure se, sto fine settimana diciamo in famiglia. Allora. C'è già troppe cosine a terra, non va bene. Porca di quella miseria. Questa non ci voleva. Allora. Questa mi entra pure tappata. Vabbè. Ok, così. Lo utilizziamo uno. Ah, sì. Eh sì, no, infatti siccome non avevo tutte quelle, diciamo, tra virgolette veloci, ho detto sai che c'è, metto questa che almeno mi fa profetizzare e qualcosa forse me la aiuta. Questa te la tappa e mi sta durante il prossimo turno. Non è che fa chissà che cosa, però. Il problema è che c'è già altre due creature, se avevi solo quella era buono. Ho dovuto attappare l'altro felino per giocarla. Ok, riprofetizzo. Mi faccio scry. Sì. Allora, guarda, io faccio questa che è carina. Non tenterei di fare questa che è carina. Prendo 7 danni. Ah, sono già 9 io.
così, senza aver fatto niente di male, diciamo. Allora, ahi, pure questa. Io la perdo lo stesso, ma la perdo per un punto. Purtroppo non arrivo a fatti 20 danni, te ne faccio 19. Mi è mancata una creaturina. Capito? No, dico, mi è mancato un puntarello. E purtroppo tanto non è che facevo diversamente, potevo. Avevo un'altra creatura ma non potevo scenderla. Se scendevo quella al turno prima riuscivo a scendere due invece che una. Adesso ti avevo eliminato. Poi questo da travolgere anche con le cose stappate. Ok, quindi dobbiamo andare alla seconda. Non mi ricordo se ho messo qualche potenziamento, che magari se c'è un potenziamento gli davo un più. Sì, sì, c'ho la side di questa. Ok, tu ce l'hai? Sì, sì, sì. Ah, ok. Però non mi ricordo se ho messo qualche potenziamento del tipo dai più uno, o cosa del suo genere. Ah, no, non l'ho messo. No, non l'ho messo. O meno, ho messo questa e posso mettere questa.
questo non è uscito pure. Allora, quelli pure posso uscire a questo punto, levo queste e ne dovrò altre due. Posso levare? Vai, levo questo. Proviamo così. Proviamo così. Questo come ti è sembrato? Non è malvagio. Poi non è entrata la Chandra quella sua, perché se entra quella lì ti elimino parecchie creature. Fa 3 danni a tutte le creature tranne che agli elementali. Figo quello lì a 4 che ti entra e ti fa danno per quanti elementali c'hai, eh. È figo, sì. Allora, proviamo a giocare per primi. No, assolutamente non leghiamo. Sì, così può andare, così può andare. Sì, è meglio. Sinceramente è meglio. Quantomeno te lo giostri. Sì, te lo giostri un po' meglio. Adesso, per esempio, c'avevo la mano perfetta, ma una devo scartare. Funge così che devi fare. Allora, a questo punto tengo 6, scarto una. Questa. E andiamo. Ah, diciamo che qualsiasi gioco è identico. Sono tutte lentarelle queste. Però almeno mi danno un punto vita, dai. Eh sì, ce n'ho qualcuna con volare, non sono uscite prima. Il buono c'ha che c'è rapidità.
Aio. Quello è un problema. Aio. Aio. Sto fermo. Ciao Ipat, torneo, piccole scaramucce tra di noi, cioè non è proprio un torneo, giusto per mostrare qualche mazzo, comunque lo trovi sempre salvato. Niente, ho perso perché tu mo te metti la quinta. Ah no, però quella c'ha, non c'ha rapidità. Mi stai scendendo uno sfottio, questo non va bene.
sbaglio. Entrato? Ok, facciamo così. Guazza. Vabbè. Meglio di prima stop, però. Direi. Ok. Se non sciai creature con rapidità, come smonti tutto. Ok, andiamo alla terza. Meno male. Togliere questa mi servirebbe, ma non so che toglie poi. Non ho pescata manco mezzo, manco mezzo. A questo punto io ci metto uno di questi invece e che te levo? Levo uno di questi, se ne va tanto, e levo pure un altro. Guarda, farei così, proviamo così. Vediamo, alla bella. 1-1 e alla bella del terzo match. Stasera è sudata, La prima peccato, perché la prima mi piaceva quel mazzo mono rosso. È stato proprio poverino, è stato proprio annientato così, senza neanche un perché. Questo, diciamo, che ricalca un po' qui l'idea, però è un po' meno combo. Quello c'ha proprio la combo su una carta. Lo so. Però è carina, figa. Allora, quindi sta a te decidere. Ok, te sta a decidere. Io già so che faccio mulligan decisamente. E anche così non è che mi piace, però andare per terzo mi sembra esagerato. Facciamo che mo faccio piacere, dopodiché questa carta che costa di più la vediamo. Vediamo un po' così. Niente. Vai, un punto vita. Questa che è? E questa profetizza invece. Sì, è il terra. Che c'è carenza. C'è molta carenza. Allora.
Aiuto. Non c'ho niente da pagare a 3. Veramente, ma teniamo per dopo. Sbagliato, eh? Va bene. Andiamo a menà. Devo giocare prima questa e poi quella. Stai bardata, Svamp. Cali è tutto spiano, saccala. Creature su creature, eh. Sta fanboard di tutto rispetto. Allora. Tutta roba pesante, ma. Beh, sì. Io non c'ho convocazione e mi faccio dare la mano, io quello che calo purtroppo lo calo di mio. Tanto vi ho un sacco di botte adesso, almeno la soddisfazione vuole pescare una carta, sta almeno non entra. Ecco, mamma mia, 5, 4, 9, 10, 14, tutto insieme. E mi sa che l'è tanto lentantina andata. E se metti pure questa è proprio andata. Allora, 6, 11, 11, 16, 18. E niente da fare. Ah. Non ce l'ho le carte per smazzare. Allora, uffa, un altro. Vabbè, questa è ingordigia, però. Questa è ingordigia. Guarda. Ce ne ho solo due, manco gli faccio niente, mettemela a te. E che gli faccio? E nonostante tutto, a 9 punti ci ho portato lo stesso. Via. Ecco. Un due creature sole, spuzzolone. Vabbè. Ti preoccupare che facciamo mezzanotte, sono 11 in quarto, già mai liquidato. No, qua quello che deve studiare sono io, se no le prendo tutte le settimane. Allora, e ok, questa pure la segniamo e via. 3 puntate a 0. Quando le ripiglio? Allora, dopo le vacanze, probabilmente. Allora, la prossima settimana non ci sarò, Sì, no, ma non ci dovrei essere neanche io. Quantomeno se ci sono, farò una diretta così, tanto per far vedere qualche carta. Forse mi conviene. Magari incontro avversari meno agguerriti. Ok, e niente. Ok, c'è qualcosa che hai visto che ti piaceva? Questo mazzo, secondo me, insomma,
questo non l'ho provato per niente, ti dico la verità. È proprio montato e giocato. Ma guarda, ti dirò, il primo rosso secondo me non è male. Beh no, quello girava intorno a una carta che non è uscita proprio. Adesso te la trovo, aspetta, così la facciamo. Questa la facciamo vedere tanto in diretta, così la apro e la vediamo. Allora, sostanzialmente la carta che ci è proprio mancata è la focosa, il focoso di Chandra, che adesso te lo dico anche in inglese, che magari sì, è quello. Lì ce l'ha in inglese, quindi metto anch'io qua la grafica in inglese, così. Sì, lo Spitfire. Allora, sostanzialmente la combo si realizza così. Sopra, allora, per prima cosa dovresti avere a terra il Cavalcade of Calamity. Questo in realtà io l'ho vista giocare così, però ho inserito carte che potevano attivare la combo anche in maniera diversa. Perché la combo si attiva quando questo Spitfire, in pratica, quando tu fai danno diverso dal danno di, diciamo, di combattimento, lui gli prende un più 3. Ok, quindi diventa, mano a mano si pompa, quindi passa a 4, poi a 7, poi a 10, eccetera eccetera. In un turno puoi riuscire a fare anche 20 danni tutti insieme, dipende se te si attivano tutte le cose, perché se tu ci fai caso, con l'abilità quella del Cavalcade, praticamente quando attacchi con le creature 1-1 già fai un danno, e quello, siccome è danno non da combattimento, gli attiva l'abilità. Quindi se tu attacchi, che ne so, con 3-4 creature 1-1, gli fai 4 danni già così, diciamo di Cavalcade, dell'incantesimo, e quello si pompa 4 volte, quindi 4 per 3 fa 12, una 13 che già ce l'aveva, 4 che gli hai fatti ne fai 17, e 3 attaccanti piccoline già vai a 20, quindi è abbastanza rapido e fa quella cosa. No, rimane solo in attacco in quel momento, dopo spariscono, però non te ne frega niente, perché tu rischi magari di terza quarta mano, e siccome è una volante difficile da prendere, perché a meno che non c'ha volante lui in terra, tu di terza, io ho vinto una partita di con tre terre per terra a quarta mano, quindi sì, però te deve entrare, te deve incastrare. Poi ho aggiunto Electrostatic Field per lo stesso motivo, perché quando lancio poi un incantesimo gli fa un altro danno, quindi già si pompa una seconda volta. E poi l'artefatto leggendario, quello, perché le varie Chandra, ce l'ho piccoline e grandi, gli danno un bel aiuto se stanno a terra, perché per esempio questa ti mette due creature 1-1 elementari a terra che ci hanno attaccare, quindi se c'hai sta Chandra piccolina e il Cavalcade, già ecco che gli fai altri due danni, perché due sono delle creature e due sono dell'incantesimo con lo Spitfire che si pompa. E sostanzialmente il giro era quello. E poi che altro ci stava? Bello lo Scour of the Critics, quello è una volta che hai fatto danno gliene fai altri tre aggiuntivi. E poi c'è quest'altra Chandra qua, con questa per esempio pure gli esattiva la combo, perché se tu, io l'altra volta ho avuto una mano in cui avevo tutte e due le Chandra giù, una da 3 e una da 4, quindi ho pompato la Chandra più grande, quella da 4, fino a 7, fai meno 7, gli fai 7 danni, e lo Spitfire si attiva 7 volte e praticamente lo uccidi in quel turno, nel momento in cui E poi c'è la Chandra, quella ancora più grande, quella di, diciamo, Avacanned d'Inferno. Questa già da sola, se ti esce, può chiudere la partita, perché comunque gli metti un token fisso che gli fa un danno ogni turno, e quindi quel danno che gli fa ogni volta attiverebbe sto Spitfire, per cui diciamo che è abbastanza
non è uscita, ragazzi, purtroppo non è uscita, però magari qualche partita mo la registro e la metto, così se mi capita come mi è capitato oggi che poi esce, quantomeno mi faccio. L'ho giocato solo stamattina, ci ho fatto tipo 5-6 partite, di cui ne avrò vinte penso la metà, 3 vinte e 3 perse. Poi certo deve uscire, però ti dico, forse comunque quell'altro non l'ho giocato per niente. Il Tritoni che ha vinto con te, comunque, è quello che tra virgolette dei tre mazzi ha resa, in base alla resa forse è quello che mi ha dato un po' di più, perché lì ho fatto più vittorie che sconfitte, però avrò fatto una decina di partite, quindi forse avrò fatto 7 vittorie e 3 sconfitte, perché col fatto che ti scegli tutte quelle creaturine magari ti può un attimino imbrogliare, però dipende sempre che mazzo incontri, perché se già trovi i vari counter o quelli che poi alla fine c'hanno l'instant che ti leva tutte le creature da terra, lì non la vinci mai più, perché ti leva tutte le creature, non è che ce ne sono infinità là dentro, ce ne saranno una quindicina di creature su quel mazzo, credo 15-16, e se tu c'hai un board di 7-8 creature che a volte capita che riesci a metterle, se te le mangia hai finito. E comunque queste sono. Invece quello verde blu è caruccio, però è la prima volta che lo gioco, l'avevo solo, diciamo, che poi in realtà guarda, se tu vai sul sito, sulla pagina, no, dico, se vai sul invece su, proprio sulla, sul canale, ti faccio vedere da dove invece ho tirato fuori quello, perché in realtà girano delle liste simili con quello là, ma io il primo che feci in realtà non era quello, era questo, e lo feci rosso-blu, perché avevo pensato sempre al discorso degli elementali, alla Chandra grande che comunque con meno 3 te li distrugge tutti, ho visto prima, e te leva tutte le creature tranne gli elementali, e allora gli aveva accorpato il blu visto che c'erano altre elementali creature qui, e poi c'avevi la possibilità magari di andare a pescare, di metterci anche un incantesimo sopra, insomma mi sembrava che comunque come Izzet non era male. Dopodiché invece ho visto che c'era chi giocava al tricolore e ci metteva anche il verde, e che c'era soprattutto quella creaturina che non è niente male, e quindi ho detto vabbè, proviamo, perché in realtà io l'avevo fatto Izzet inizialmente, che era leggermente forse più veloce. La Leyline è caruccia comunque, perché questa qua anche in quell'altro mazzo, in quello della combo che però l'ho tolto, in realtà se lo metti questo, quando bersagliano te o la creatura, comunque tu gli fai 2 danni, quindi in ogni caso è un danno non da combattimento, e per quel discorso della combo potrebbe essere buono. Mi sembra che forse c'è nella side, però non vorrei sbagliarmi, ci dovrebbe essere, credo, o quantomeno l'avevo valutata, poi non mi ricordo se l'avevo infilata, perché poi giustamente sono andato un po' a ottimizzare per quello che potevo, e niente, queste qua erano le, diciamo, i mazzi di questa settimana, qualcuno caruccio, altri meno, però insomma no, non erano brutti, non hanno girato granché, però, ma guarda, ti dico pure un'altra cosa, sono andato a copiarne uno paro paro, che non è questo, uno paro paro da un altro ragazzo che l'ha appostato, e ha appostato tutta la sua giocata, di cui ha fatto 28 partite e 20 vittorie, quindi un mazzo che vince 20 su 28, un'altissima media. Ah, tu mi chiederai che io l'ho fatto uguale, tu mi dici, sai, ho cambiato qualcosa, cioè sono andato a comprare pure qualche carta che mi mancava, nel senso craftarla, perché ce l'avevo, l'ho craftata. Di quel mazzo credo un'unica carta ho dovuto cambiare, che proprio non avevo e non avevo possibilità di craftarla, e beh, io con quel mazzo penso di aver fatto 10 partite, e se ne ho vinte 3 è grasso che cola, e il mazzo è lo stesso, quindi per dirti come vuoi, il mazzo, cioè, è soggetto pure a che cosa vai a incontrare o a come ti gira a te, perché poi
perché il mazzo, cioè, era tra virgolette, no, non è brutto, è un Izzet, mo se ce l'ho te lo mostro, e però che te devo dire, a me non mi ha dato, è il Fenix, ecco qua. Adesso se trovato, spero, non me la ricordo, però credo che era, deve essere un oro o un come si chiama, è un medico, perché se no l'avrei craftata, credo, forse il finale di Privacy, che lui ne giocava 3, penso, però se capisci bene che fra 2 e 3 la differenza non è tutta sta gran cosa. Il resto, esatto, sul resto diciamo le carte sono le medesime, se tu stai guardando non è che c'è parecchia pesca, perché comunque scry e draw, scry e draw, poi ci sta questa per esempio, ti fa scry e ti dà più pompa la cosa, la creatura, shock, insomma. È abbastanza, dovrebbe essere pure abbastanza veloce. Oh, ti dico, io sono rimasto incartato. Mo. Poi vedi, guarda, questa pesca la carta e addirittura la puoi rigiocare di nuovo e ripesca ancora. Oh no, forse no, ce l'ho la lavacoil, quindi non è questa, perché vedi, se io vado l'aumento pure. No, non è questa. No, mi sembra che era probabilmente era quella. Questa ne giocava una sola, sono sicuro. E addirittura le Fenici ce l'ho 4, non è che dici, sai, lui giocava 4 e tu ce ne hai 3. No, no, io gioco 4 Fenici, che di più non le potevo mettere. E il draghetto, vabbè, il draghetto questo quando c'hai. Sì. Si potrebbe fare pure il contrario, mette 4 draghi e 3 Fenici, ma cambia poco. Che forse è meglio, perché comunque il drago, se c'hai l'istante nel cimitero, questo è molto più forte in attacco rispetto alla Fenice, che è vero che ti rientra e c'ha velocità e c'ha rapidità, però insomma questo te può fare anche 11, 12, 13 danni. E comunque questo era il mazzo. Ero tentato di giocarlo, ho detto, l'ho visto un attimo, ma non mi ha girato proprio. Sì, no, ma poi vabbè, ultimamente sto giocando molto buono, soprattutto per quelle che ho provato stamattina, anche perché stamattina ancora quella red combo non c'aveva manco la side, quindi la giocavo proprio in buono, anche perché se vai a giocare in bot 3 credo che col rosso è peggio, ti fa affari tua, soprattutto se becchi Azorius, queste cose qua. Quindi niente, va bene Svamp, ti ringrazio come sempre, gentilissima e spietata, e niente, dai, alla prossima, che non sarà ovviamente lunedì prossimo, a sto punto ci aggiorniamo. Perfetto, grazie a te, buonanotte, ciao, buonanotte.